Iniziamo il test drive di questa Renault Clio Station Wagon 1500 diesel. La vettura ha percorso 103.672 km. Tutte le spie si sono accese e tutte si sono regolarmente spente. Check è ok. Vediamo subito se è ben allineata. Perfettamente allineata anche in frenata. Vettura maneggevole, silenziosa. Buona la frenata, anche negli avvallamenti si è comportata benissimo, non ha fatto rumori inusuali. Adesso proviamo tutte le marce. Prima, seconda. Frizione morbida, proviamo la retromarcia, abbiamo la signora dietro, ok, si è accesa anche la retrocamera, direi che tutto perfetto, ottime condizioni. La vettura è dotata di chiave elettronica. Ovviamente ne ha due, il pulsante esterno per l'apertura, quindi non serve mai tirare fuori la chiave, potete tenerla sempre in tasca, sia per l'apertura, per la chiusura e per l'accensione. Abbiamo qui il computer di bordo, carburante, consumo istantaneo, autonomia, distanze, velocità di media, pressione pneumatici, nessun messaggio memorizzato, è tutto ok. Qui abbiamo ciò che è cruise control, che si attiva da qui come limitatore e si può gestire la velocità del limitatore, e poi se no abbiamo il cruise control proprio della velocità, che mantiene sempre la stessa, che va sempre gestito questi pulsanti. Poi abbiamo la radio, andiamo a radio, l'elenco, abbiamo anche i preferiti. Signore, basta. Manda. Abbiamo anche i comandi al volante della radio. E senza dovermi preoccupare per gli altri, eccetera, eccetera. In più poi c'è USB e presa AUX. Quindi ritorniamo a casa. Abbiamo il multimediale. Continui multimediale, dispositivi connesso. Nessun connesso, scusate. Il telefono uguale, che andrà configurato. Discorso per l'economia, l'economy, le impostazioni, dove andiamo a modificare la situazione dell'elenco Bluetooth, insomma tutte le configurazioni della vettura. Poi abbiamo la navigazione, accettiamo, navigazione cartografica.
Qui abbiamo tutto ciò che è aria condizionata, la ventilazione. Adesso già accesa, sta pochi gradi, sta al minimo a 17 gradi, esternamente 25. In uscita ne abbiamo 5. Impostiamo la temperatura e qui impostiamo le direzioni dell'aria. Ricircolo, aria condizionata la vogliamo spengere, sbrinatore anteriore e sbrinatore posteriore. Direi che è tutto perfettamente funzionante. Pannello, leggera usura sulla maniglia, volante in buone condizioni, leggermente nella parte superiore, console centrale. Sedile in ottime condizioni, solo un piccolo segno di 2 cm. Esternamente, vernice e fari ben lucente, linee perfettamente parallele. Piccolissimo segno da parcheggio. Piccolissimo segno da parcheggio. Equipaggiata di cerchio in lega 195 55 16. E 5, 8 e 6 anteriore destra. E 8 posteriore destra, 8 posteriore sinistra, 8 e 9 anteriore sinistra. Aprendo il vano motore confermo l'integrità della vettura, tutti attacchi originali, non ci sono riparazioni o manomissioni, motore silenzioso, ben equilibrato, asciutto, confermo l'ottimo stato della vettura e il suo chilometraggio, i suoi 100 3.000 chilometri.